Mangiamo tre file di giare, due torrate e una invece all'assaggio. Una delle colazioni di un tempo più buone di sempre. Illustrate da Marta Vergara qui a Torrenova, guardate che momento piacevolissimo stiamo concedendo questa mattina. Che profumo sentiamo in questo momento, Marta? Quello che io definisco il profumo della semplicità, perché come dicevamo, queste colazioni allo stesso tempo più semplici ma più soddisfacenti. Dopo questa colazione, restate con noi perché vi spieghiamo, anzi, Marta Vergara vi spiegherà meglio dove ci troviamo oggi. Il nostro video oggi parte da qui. Grazie, Marta. Benvenuti a tutti gli amici di Bella Sicilia. Buongiorno, sono Marta Vergara e ci troviamo all'interno dell'azienda agricola didattica Santo Pietro Farm. E adesso vi porto all'interno del Museo Agricolo e dell'Olio e della mia famiglia, in cui abbiamo raccolto sia le giare durante gli anni, sia altri strumenti trovati in giro per l'azienda, sempre legati all'attività agricola praticata qui. Tra l'altro, alle mie spalle possiamo vedere dei resti di un telaio per il baco da seta. Ci fai fare un giro all'interno di questa Prego. grande stanza e ci fai scoprire un po' di particolarità. Allora, ma sono tantissime le giare, alcune fuori, esterne, alcune Sì, interne. vantiamo tre file di giare, due interrate e una invece all'assaggio. Una fila è qua, l'altra fila inizia qui dietro. Qua notiamo un mestolo. Il mestolo veniva usato per raccogliere l'olio che nel travaso dentro le giare cadeva inavvertitamente, veniva raccolta nel pozzo che vediamo alle nostre spalle, e con il mestolo veniva ripreso, riraccolto una seconda volta. Questo fa capire l'importanza che aveva nel corso degli anni, nei decenni e decenni passati, quando neanche una goccia veniva persa. Sì, veniva chiamato l'oro verde. E niente veniva perso, insomma, nessuno, niente veniva lasciato andare. Guardate, poi ci sono qua delle unità di misura, Marta, ce le fai scoprire un po'? Vediamo Sì, allora. dei pezzi di legno che avevano un utilizzo ben preciso. Lo vogliamo dire a tutti gli amici di Bella Sicilia a cosa servivano? Ai tempi di mio nonno i contadini e gli operai erano analfabeti, usavano questi legnetti che vediamo qua davanti come unità di misura, quindi ogni asticella, ogni segnetto corrispondeva a un'area di raccolta o di agrumi o di olio in questo caso. E mio nonno scriveva e riscriveva tutto su questo tavolo, aveva il suo registro e non lasciava niente al caso. Che tipo era tuo nonno? Ci parli un po' di cosa? Ai tempi, fino a un paio di decenni fa, l'idea di proprietario terriero era più uno che seguiva tutto da lontano. L'idea di un imprenditore contadino è più recente, quindi di una persona più legata alla terra che segue da vicino è più recente. Questo non vuol dire che le persone che seguivano questo esempio fossero da condannare, era solo un'idea sociale del tempo, quindi seguendo l'onda, diciamo, gli atteggiamenti dell'epoca era più
più lontano dall'azienda rispetto a noi più discendenti. Qual è il tuo sogno per il futuro di questa azienda e tutto questo? Allora, l'idea è di sfruttare tutto quello che è presente in più modi possibili. Infatti abbiamo intrapreso l'idea della didattica, e abbiamo ospitato diversi eventi musicali legati all'agricoltura. Abbiamo avuto per esempio un Mango Day, due Mango Day, anzi abbiamo ripetuto l'evento per 2 anni di seguito. Abbiamo avuto una festa dell'estate, a giugno abbiamo ospitato un gruppo popolare legandolo appunto all'arrivo dell'estate, quindi con limonate, con cose fresche, insomma. È stato un piacere averti rincontrata. Grazie per queste spiegazioni e grazie per l'amore che avete per tutto questo e per come lo state proiettando nel futuro, nel migliore dei modi. Grazie. Grazie.